Autorità, signore e signori colleghi, Davide, grazie innanzitutto a nome di tutta la medicina legale italiana che è qui così autorevolmente rappresentata per l'iniziativa che hai preso. Io sono arrivato stanotte da Roma e ho finito verso le 3 di rileggermi alcune cose che volevo vedere. Una di queste concerne quello che addirittura nel 1955 scrisse in Trona, e un'altra, una lettura magistrale che ci fece al congresso del centenario della società a Camerino nel 97. Dirò poi perché ci sono dei legami anche personali che forse neanche Davide conosce tra me e Francesco Introna. Ma non spetta a me, abbiamo valentissimi colleghi che riferiranno su tutto lo scibile e sui temi sui quali Francesco Introna si è concentrato, dal ruolo dei ditteri nelle indagini, ha spaziato un po' in tutto, fino alla delinquenza minorile e soprattutto alla responsabilità professionale, all'errore medico. Ha una serie di argomenti che sono parte integrante, diciamo, di tutto lo scibile della medicina legale. A me preme però porre in rilievo alcune cose che credo sia utile che emergano. C'è un filo conduttore nella storia, preciso che Francesco Introna è stato per circa 20 anni, tra presidenza onoraria e presidenza effettiva, presidente della Società Italiana di Medicina Legale. E c'è un riferimento proprio nelle giornate Camerti, nel congresso del centenario, quando lo riferirò in coda della presentazione, lui citava l'Associazione Italiana di Medicina Legale nata nel 1897. Io credo che per lui valgano dei ragionamenti che noi possiamo fare per tutti i grandi maestri. Ne cito alcuni, ma se voi ci pensate c'è un filo conduttore che lega queste personalità, dirò quale, da Ottolenghi a Gerin, a Francesco Introna, a Puccini, a Barni, a Fiori, che sono qui presenti, perché c'è un dato: la vivacità intellettuale, la competenza scientifica, la profondità di analisi, l'accuratezza di citazione, per carità, sono, direi, i prolegomeni per poter dire che si tratta di maestri. Ma v'è poi qualcosa in più, quel quid che io chiamo il guizzo dell'intelligenza. Quella qualità preziosa che è la capacità di lasciare il proprio segno ogni volta che si prende la parola o la penna in mano. E questa Francesco Introna ce l'aveva. Io mi rendo conto che un tempo era forse anche più facile per i maestri antichi e lontani, erano pochi. Ora c'è internet, tutto, diciamo, un po' rende tutti uguali. Però questo guizzo dell'intelligenza superiore, poi ve lo motiverò, sarò brevissimo. Io ho un fratello che è un matematico, il più giovane accademico dei Lincei, e mi diceva sempre, Conso, dice, sai, tuo fratello fa il matematico, però quando si discute di provvedimenti legislativi poi ci dà sempre un'idea, c'è un guizzo, nonostante sia un campo che proprio è lontano dal suo. E io vedo che parlando con lui mi rendo conto che c'è sta cosa. Beh, io vi voglio davvero leggere un pezzo, perché nella, diciamo, vicenda che stiamo vivendo, io la sto vivendo addirittura la Commissione Sanità del Senato, dove veniamo chiamati una volta alla settimana, sull'errore medico, su quello che faremo in ordine a qualcuno che addirittura ci viene a parlare di depenalizzazione dell'errore, cioè delle cose che non stanno né in cielo né in terra, quello che 43 anni fa scriveva Francesco Introna sulle fasi dell'errore, quando ritenne opportuno scindere l'errore puramente tecnico dalla colpa professionale, e scrive: dobbiamo considerare i rapporti tra errore e difetto di competenza, errore
e dubbio, errore vincibile ed errore invincibile, cioè inevitabile, errore ed incertezza scientifica, errore e relatività di esso a seconda di circostanze concrete di tempo, di luogo, di caso clinico, nonché, distinguendo l'errore di diagnosi, di prognosi, di scelta terapeutica, di esecuzione della terapia, l'errore per omissione ed infine il nesso causale tra errore ed evento. Ecco, il guizzo dell'intelligenza significa che non c'è niente di più da dire, niente di più da scrivere. Rimane quello che è scritto e passa attraverso tempi e leggi. La seconda cosa, devo dire, che fa parte dei grandi è la chiarezza espositiva, quella o ce l'hai o non te la puoi dare. E questi maestri avevano questa caratteristica, l'uditorio letteralmente appeso di qualunque cosa loro parlassero in qualunque circostanza, anche solo con 10 studenti. E poi, infine, una cosa che fa parte del profondo di ciascuno di noi, e anche quella è un po' come il coraggio che il Manzoni metteva in bocca a Don Abbondio: se non ce l'hai non te lo puoi dare, è la passione. Quella passione per la quale sei in grado di far bene in maniera convincente, disinteressata, competente, ciò che fai, ma lo potresti fare facendo anche altre cose. Introna senatore, come Fiori o Barni senatori, avrebbero fatto certamente un servizio al Paese nella maniera più disinteressata possibile, assolutamente fedeli a quel principio dell'approfondimento culturale in sé per sé, non per difendere botteghe, banchetti e altre cose che peraltro, devo dire, sono davvero estranee al corpo della medicina legale a tutt'oggi, e ciò forse ci rende un po' troppo deboli nella contrattazione nei confronti del potere politico.